Daniele Saragò, cos'è questa musica? Oh, mi scusi, signor commissario. Stavo ascoltando i Studenti nei Bagni. E chi sono quelli? Mi dispiace di vista, quindi non conosci il complesso dei Black Barger. Non lo conosco. E tu invece? Lei è un out, commissario. Io sono un out. E tu chi sei? Un out, a pedale. Io volo out, commissario. Chi mi? Capisci, signor commissario? Lei è un down. Vola basso. Up, down, out, Che mi? Vabbè, Saragò, smettiamo con questa musica, va bene? Perché oggi è una giornata importante. Innanzitutto dobbiamo pensare a che cosa dobbiamo mangiare oggi. Ah, va, commissario, a mangiare. Ti tolgo i gradi. Oggi è una giornata importante, lo sai perché? Perché? Perché oggi abbiamo arrestato l'uomo che ha fatto l'attentato a Fredin Petto. Che abbiamo arrestato l'uomo che ha fatto l'attentato a Fredin Petto oggi. Abbiamo fatto progresso. Signor commissario, chi è quest'uomo? Mi chiamo Mino Pausa. Sono un poeta ermetico. Ermetico? Sì, nel senso che quando passo io, tutti si chiudono in casa. Per ascoltare una mia poesia. Io preferisco vivere. Beh, vabbè, scusate se mi intrometto, però io passerei volentieri all'interrogatorio, passerei. Mi scusi, signor Mino Pausa, mi devo congratulare con lei per l'attentato a Fredin Petto. Si poteva fare meglio. Vabbè, Saragò, per cortesia, lasciaci solo. Provvedi piuttosto al pranzo. Altro che? Pastina in brodo vegetale, signor commissario. Allora, non provvedere al pranzo. Signor commissario, mi dispiace perché mia moglie ci mette pure la patata nella pastina vegetale. Allora facciamo una cosa, appena si spengono le telecamere, ti dico io dove ti devi mettere questa patata in tua moglie. Signor commissario, ci vediamo dopo la trasmissione. Che mi? Va. Per me? Da là. Oh, finalmente sono. Allora, visto che siamo soli, passerei senz'altro, senza indugio, alla lettura di una trentina di poesie di mia composizione. È proprio necessario? Sì, per forza. Bene. La prima poesia ha per titolo Si può morir di fede. Guardasti quel Gesù con i tuoi occhi intensi, ma il crocifisso cadde proprio nei tuoi sensi. Bene. No. La seconda poesia che volevo farle ascoltare ha per titolo La 38ª poesia che volevo. Mi piacere. Saragò, Giuda! E poi? Ma siccome si è perso una ventina di questi, se le vuole, gliele ripeto volentieri. No, mo dovete stare a dire un'altra volta, no, non fa niente. Piuttosto, scusi che mi sono allontanato. Ma lei è sicuro di essere stato l'attentatore a Fredin Petto? Sì, sono stato io. Ma dico io, ci deve essere stato proprio un motivo importante per, voglio dire, sparare e uccidere un uomo. Praticamente non mi piaceva il personaggio di Freddy, assomigliava troppo a Cicco Polmone. Scusa, era sempre un buon motivo per uccidere un uomo, questo? Sì, io volevo entrare nella trasmissione. Beh, vabbè, senta, allora facciamo una cosa, adesso andiamo insieme a casa di Fredin Petto, così finalmente lo facciamo questo confronto faccia a faccia fra tutte e due. E niente dobbiamo portare a casa di Freddy. E che cosa possiamo portare? Non è che abbiamo un prodotto presentabile da portare. Fanno schifo. Decisamente. Beh, vabbè, un motivo in più per portare qualcosa a casa di Freddy. Eh sì, dice lei, giustamente, ma a qualcuno lo dobbiamo sbolognare. Sì. E vediamo se possiamo portare. Vediamo. Quello che c'ho, diciamo. Andiamo? Venga con me. Sì. Beh,
Buongiorno. Ciao, commissario. Buongiorno, Freddy. Indovina che ti ho portato oggi qua? Che mi ha portato? Come? Quello che ti ha sparato. Che bella sorpresa, commissario Ciambotto. Ciao, ciao. Io sono Freddy in petto. E tu? Io mi chiamo Mino Pausa e sono un poeta. Anzi, adesso ti faccio ascoltare alcune delle mie poesie più riuscite. No, no, guardi, ti prego, io già ho faticato tanto a guarire. Basta, basta farmi del male. Perché adesso sei fuori pericolo? Sì, sì. Scampato pericolo. Peccato. Era meglio se morivi. Beh, non si dice così alla persona. Non è a te, non è. Senti, comunque ti abbiamo portato un bel regalino, vedi? Tutte queste belle cose. Caffè Saica, olio senza mano, la pasta granola, altra pasta granola. Le poste usate stanno arrivando tra poco. Il mobilificio Europa, tutte queste belle cose. E poi un'iscrizione alla scuola Kronos per recupero anni. Sei contento? Che culo, commissario! Ma comunque, tenga questa roba, qui mi ingombra, la metti nell'immondizia che sta di là, tenga. Ecco qua. Grazie, 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 grazie. E di la verità adesso, riconosci che è lui l'attentatore di... Commissario, non mi ricordo se lui... No, no, non può essere lui. Lui c'ha una faccia così buona. E di la verità, di, è stato lui? No, non è stato lui. Invece sì, invece. Io ti volevo proprio vedere morto. Sì. Allora... allora, lei venga con me intanto, cominciamo ad andare in carcere, perché poi ce la vediamo noi. Venga con me in carcere, che le devo dire due parole. Ciao! Ciao! Vieni, 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 vieni. Aspetta, aspetta, mi dà un'occhiata, vediamo se ha fattato, ha preso qualcosa. No, è tutto a posto, non ha preso niente. Vieni, vieni, avanti. Signor poeta, allora, vuoi sapere quanto tempo devi stare qua? No, me ne frego. Devo dire a me, poi. Devo vedere a me. Che proprio. Ciao. Arrivederci. Bene, la prima poesia che volevo farvi ascoltare, care pareti di quest'acqua, è una poesia che potrebbe essere, che può avere un titolo particolare.